ritornata con un nuovo video assaggi, anche questa volta a collaborazione. Mi dispiace, ma devo per forza farle. E questa volta è la collaborazione con la Japan Candy Box. Guardate che bellino il bigliettino, è troppo tutto colorato, tutto kawaii. Anche le cosine che mi sono uscite nella scatolina, che è piccina, però contiene delle cosine davvero molto molto preziose. Vi lascio i link sotto nell'info box se volete comprare la Japan Candy Box. Questa è la box di giugno. La prima cosa che vi voglio far vedere, che farò però un video a parte di questa, sono questo. Allora, ditemi voi, guardate. È un DIY della Crazy, la Nero Nero Nero, per fare le caramelline che sembrano tipo panetti di fimo, da dire, però sono delle caramelline che si fanno tutti questi orsacchiotto, la ciambellina, tutte le cosine carine, pucciose, e io ci farò un video a parte. La prima cosa che voglio assaggiare, sono tutte cose che voglio assaggiare, però sono curiosissima di mangiare questo qui. Guardate quanto è carino, che è il dorayaki, che ci dovrebbe stare dentro la salsa zucchi. Che odore, oddio, l'odore sembra l'odore del plum cake. Salsa zucchi è la salsa fatta con i fagioli dolci giapponesi. Guardate, guardate quanto è puccioso, carino, piccolino. Io vado a fare un cheers per voi. Mi piace tantissimo, oddio, che buono. Come sempre, come avevo detto anche negli altri video, non darò voti. È dolce, il dorayaki è fatto tipo con due pancake messi uno sopra l'altro e in mezzo ci va la salsa a zucchi. Questa salsa buona buona buona. Andiamo ad assaggiare questi qua, guardate quanto è carino e puccioso. Pokémon Pikachu Pretzel, dovrebbero essere dei pretzel al cioccolato bianco. Spero di non trovare, ovviamente ho trovato il monoblocco, e questo qui. Il cioccolato attorno, il cioccolato bianco, c'è il pretzel, che poi è un pretzel, il pretzel in realtà dovrebbe essere salato, ma in realtà questo è dolce. Che attorno c'è il cioccolato bianco e penso ci siano tipo biscottini dentro. Buono, mi piace. Allora, andiamo a provare questi, che sono delle Kabaya Fish Frog Gummy. Spero di non trovare anche qui un monoblocco, ma le speranze sono vane. E infatti è tutto sciolto. Non so come farò ad assaggiare, ma spero di farcela. Guardate ragazzi, guardate le condizioni di questa cosa. Io non so come... ma è tutto sciolto, guardate. Però vado, l'odore è buono. È tutto sciolto. Cerco di assaggiare anche questo, ma... Il pesciolino sa di arancia, mentre questo ci sono tipo le uova delle ranocchiette. Però sono gommosine. Buono, mi piace. Guardate la bustina, è carina. Guardate, è bellina proprio. Un'altra cosa che voglio assaggiare sono questi qua, che sono latte koala match biscuit. Che carini, che bellini, eccoli qui, guardate. I koala. Ti puzzo così. Cioccolato. Vado a prendere questa. Questa cosa lunghissima. Che è alla cola, Yawking Sour Pepper Candy. Praticamente queste le vendono anche qui, ragazze. Cioè, non sbattiamoci niente, perché queste le vendono anche qui, tale e quale. Le vendono a fragola, Coca-Cola. Questa è Coca-Cola, solo che forse i giapponesi hanno le confezioni più kawaii. Vado ad assaggiare. Sì, è la mela. Tranquillissima, alla cola. Va bene, andiamo ad assaggiare la cosa che penso sia la cosa più piccola che io abbia mai visto da mangiare, che è questa. Penso siano gomme. Oh, sì, sono gomme. Che odore duo. Guardate. Vado a gomme all'uva. Non buone. Vado ad assaggiare queste qui. Queste sono le pucco, puccio, puccio, pucci, 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 pu. E sono queste qui, che sono delle caramelle con dentro altre caramelle. Oh mio Dio, eccola qua. Vado a muovere. Mela verde, che buona. Poi dice soft yogurt candy, buone tipo yogurt, però si sente un mix di frutta, un'esplosione di sapore. Dentro c'ha una gommina morbidina, fuori la caramellina, e dentro altre micro piccole caramelline che sono stesse dentro la caramella. Tutto ciò è incredibile. È incredibile, geniale. E vado ad assaggiare questi, sempre della Meiji. Sono piccoli tipo Smarties alla frutta. Che odore. Guardate, vado ad assaggiare il rosa. Anche bianco. Dentro è cioccolato
cioccolato bianco a fragola. Mi piace. Dietro da notare la lettera E. Mi vuole dire qualcosa questo pacchetto? Chi sarà mai E? Chi sarà mai E? Daniel, ti voglio dire che ti sto tradendo con uno che si chiama E. Egg. Oh. Egg. Concludiamo con questo, che sono delle gomme. Secondo voi i giapponesi cosa potevano mettere? Delle gomme? Delle gomme al ramune. Loro e il ramune, ragazzi, sono fissati con il ramune, ragazzi. Andiamo ad assaggiare, però la confezione è troppo puzza. Guardate che carini. Andiamo ad aprire. Che come si aprirà? Da qui! Oh, ta da 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 da! Ma poi c'è la mia tipa di Facebook. Sono piccoline piccoline. Super piccole. Allora, sanno tanto di ramune? Oh, sono molto molto carini. Brava Meiji. Queste sono della Meiji, anche queste della Meiji. Queste mi piacciono davvero. E niente, ragazze, il video è finito. Farò questo DIY in un prossimo video, che penso verrà subito dopo questo. E niente, ringrazio la Japan Candy Box per questa collaborazione. È stata molto molto kawaii, mi è piaciuta davvero davvero tanto. Vi lascio come sempre i link sotto in descrizione. Se volete lasciate un mi piace. Ok ragazzi, noi ci vediamo quindi ad un prossimo video. Vi mando un bacio e un abbraccio. Bye bye.